You, I promise.
Stavolta non ho dimenticato di cambiare scena. Allora, siamo contro Volibear. Teoricamente un counter. Ha pure il tag che vorrei io. Però in realtà le ultime partite contro Volibear sono andate bene. Yone è un perfetto counter di Ornn, perché gli fa perdere un sacco di mana. Però comunque Ornn è forte, essendo un tank in questo meta. Sylas contro di loro è molto forte. Katarina. Katarina ci dà un sacco di fastidio, però non mi sono trovato malissimo contro di lei. Samira è brutta perché si allontana un sacco e noi non abbiamo tantissima mobilità. Soprattutto se usiamo la nostra poca mobilità per avvicinarci. Poi lei può usare la sua per scappare, quindi dobbiamo gestirla bene. Draven Lulu al momento probabilmente la bot più forte. Sicuro Draven è la digger più forte. Lulu è il mio permaban da una vita, quindi la mia opinione è che sia fortissimo. Volibear è un fan di Messi, quindi massimo rispetto per un inseguitore della pulce. E andiamo a coverare qui. Muoviamo subito tutti. Lei ha un cleanse. Il cleanse toglie suppression and airborne. È un. Ok, questo qui ci fa danno. Non ci prenderà. Possiamo beccare una volta abbiamo messo la guardia e andare a mettere qui a guardato. Andiamo a prendere il trinket rosso. Abbiamo il regalo dell'Honor 5. Vuol dire che qualcuno ci ha onorati nell'ultima partita che abbiamo disputato lunedì. Andiamo in bot. Cosa abbiamo visto? Che Ashe ha la skin high noon. È andata subito a controllare, però con noi è arrivati qui prima di lei. Abbiamo avuto modo di vederla e di non regalarle stack. No, in realtà questo qui. If you kill excessive numbers of them. Ok. Ah no, quello lì è quello. Questo qui li dà credo semplicemente una volta che ammazza i minion, non facendo le spell tipo quella dei maghi, tipo il vantaggio del mago ladro, che non so se si chiama ancora così. Comunque, buon pull. Sto perdendo un po' quest'ultima cosa, se non è Lulu abbastanza confusa. Ma non c'è problema, Lulu, siamo a posto. Non ho visto perché ancora sto dormendo, probabilmente dove è startato la botlane, il jungler probabilmente è startato in botlane. Sarà molto aggressivo, potrebbe però ricevere un gank al livello 2, anche se Katarina comunque non ha molti danni, non è neanche l'electric, ma è giusto perché il gioco così. Abbiamo autoattacchi potenziati, meglio velocità d'attacco potenziata per qualche autoattacco. E andiamo verso la top lane, la top side, la red side della nostra giungla. Yone ha pushato Ornn sotto la nostra torre. Adesso incomincerà a fargli sprecare tanto mana. Ogni tanto si ferma tra una spell e un'altra. Questo mi dà molto fastidio. Ottimo il first blood della botta, detto più forte. Abbiamo visto un po' di darli. Purtroppo noi siamo già abbiamo già ingaggiato il nostro rosso, però potremo comunque andare a invaderlo tra qualche secondo. Anche perché poi sicuramente si tratterrà a fare quello scatto, noi abbiamo tutto il tempo per andare al suo blu. Io pingerei qui. Vorrei prendere il suo blu. Sylas non sta rispettando moltissimo questa cosa, infatti Volibear è lì, nonostante mi abbia pingato tante volte. Ma non è un problema perché ha un dash che gli permetterà di sopravvivere. Noi forse questo qui rischiamo un po'. Dipende se
forni. Intanto Outplayer Volibear e c'è Volibear, volevo dire Ione, c'è Scimelli. Ma Volibear adesso potrebbe essere andato ai lupi o al sud. Potrebbe fare lo sweeper tra poco, noi possiamo andare in mid, seccata è abbastanza aggancabile, qui non è neanche guardata. Allora, l'abbiamo presa per poco. Abbiamo però sprecato un flash, lei ha flashato, sì. Noi sappiamo che c'è Volibear qui, Ornn comunque ha fatto una bella giocata, top lane, quindi dovrebbe avere un leggero vantaggio al momento. No, in realtà leggerissimo, no vabbè, un piccolo vantaggio c'è perché comunque di fatto le... non se l'è fatte, ho deciso di non farle. Deve essere preso con le scarpe, non capisco perché ho deciso di scartare così. Con le scarpe io ho un sacco di potere alle spelle di Ioni. Ioni che fa? Pusha? Sì, lui adesso prenderà le scarpe, no, prende l'armor e basta. Noi adesso possiamo provare a gankare top, abbiamo 1200, dobbiamo regalare dopo questo tentativo di gank. Abbiamo fatto un tentativo di gank, dovevamo forse aspettare la W, la sua Q, anzi. C'è di nuovo Volibear bot. Il mid che fanno? Basterebbe una W a Sylas. Ok. Volibear ancora bot. Sta completamente ostruendo la strada del carry al nostro Draven. Bravo Ornn a togliere la guardia, non so se l'abbia tolta in realtà. Si è arrivato. Noi abbiamo un bell'item e due pink. Un item abbastanza principale per il nostro build. Possiamo andare verso la bot. Potrebbero fare il drago, anche se la mid non è pushata, ma Sylas potrebbe essere stato visto recollante. Noi proviamo ad andare verso qui. Faremo questa cosa. Io pingherò a lui che si deve fare questo. Sarebbe carino se non facesse, ma è anche difficile farlo, capisco. Anche perché Katarina ha pushato. Adesso potrebbe venire anche dare questi temi in realtà. Lo farà Ash con la sua W. Mi servirà una pink qui, in realtà quella era la Eliash, occhio che sono 3 top, 3 top quindi. Potrebbe essere un buono spiraglio per gankare, non li sono neanche guardati gli avversari e credo che la loro forza sia proprio il gank di Volibear, non da soli. Posso provare a fare il giro da qui, potrebbe essere guardato, infatti va. Volibear si sciogua mid e al 6 già. Divertendo questa cosa. Non succede niente di particolare. Andiamo ai lupi a prendere il nostro 6. Un attimo pensavo di aver appato la Ant Claire con un po' di Fat Fingers. Possiamo farmare questo Renzi e noi abbiamo smettato, ma in realtà ci sarebbe
sarebbe stato lo scasso da fare top, da smitare. Quella l'abilità nello smite. Ora ne dovrebbe essere morto adesso. Non c'è lo scatto qui. No, Horn non muore. Io andrò a difendere questa cosa. Ok. Bene, 0-2-0. Questa cosa va bene, ne prendiamo pure una stack, poi libera il bot, possiamo actually fare questo qua. Ciao! Andiamo a rompere il cazzo per forza. E facciamo questo qua. Non lo prenderemo con il drago, che non arriveremo a fare sicuramente. Contestare. Potremmo provare a vedere se c'è il suo blu. Ne abbiamo il timer, sappiamo che entro quei secondi spawn, quindi lo facciamo. Potremmo agire verso il drone, ma non lo faremo. Possiamo invece andare verso la top, magari controllarlo, controllare lui. Adesso ha assolutamente sbagliato. Io non vedo la ulti di Horn, ma perché l'ha fatta così. Lui aveva di nuovo la Q, io non l'ho vista, però ha fatto il flash, quindi adesso non ce l'avrà per altri 5 minuti. Mi ha confuso molto non vedere la W di Horn, la R di Horn. L'aveva fatta per come gli veniva meglio, anche se secondo me comunque aveva tentato di farla verso avanti perché gli ha chiuso pure lo slow, costretto a flashare subito. In caso anche se avesse flashato avrebbe comunque avuto più chance Horn di prenderlo. Ne abbiamo 2k che tra poco diventeranno 2k100 che potremmo spendere. Questo qua. Ha buttato. Ok, noi mettiamo questo qua. Teoricamente noi dovremmo avere, ok, la possibilità di spawnare i Wildlands. Dovremmo assicurarci questa torre, probabilmente anche un po' dell'altra. Mi dispiace non aver chiuso così tanto lui, però... Adesso sta uscendo un po' troppo. Un po' che dovrebbe tornare, forse... Tornare a toppi. Non è qui, comunque. Questa azione non prende tantissimo. Ok, adesso ho 3 torri. Minuto 13 siamo arrivati alla torre dell'inibito, io ho 3k e mezzo più in realtà. Adesso però me ne vado perché sto overstando un po'. Possiamo anche regalare qua. Possiamo prendere queste e iniziare questa qui. Vado verso il blu, mi sento pochi secondi.
upgradiamo entrambi i mostri. Che fanno questo momento live di Ashen? La odio, troppo forte. Drago in 30 secondi. Doppio V di Ash, lunghissimo pure, Ash ha un piano incredibile. 20 secondi al drago, vorrei che fosse molto più qua. Mentre è stato attivato il piano bar nella mia casa. Secondi c'è il drago, io sono un po' lontano, in effetti. Loro hanno va bene. Oddio, non gridarmi tutto, non ne frega un cazzo. Vediamo, non c'è nulla da prendere. Vorrei andare a prendere quella Caterina. C'è un Herald che sta spawnando adesso, abbiamo 4 minuti per farlo, anzi 3 minuti e mezzo. Io ho ancora il buff del Void. Potrebbe esserci Volibear qui. Non c'è, allora noi facciamo questo qua. Ok, adesso c'è. Vediamo dalla minimappa cosa fa. Sarà il secondo Volibear. Già tiriamo qualche critico. Non avremo problemi a portarci questo Herald. Vorrei mettere mid per finire la partita. Vediamo cosa succederà. Ok. Si potrebbe anche mettere qui. Al momento non ce ne sarebbe neanche bisogno. Si ripeto che mi piacerebbe metterlo in mid. Fare così la doppia puma, mi stanno rispettando più di quanto dovrebbero. Non capisco se è open. Quel push di 3 torri mid l'ha carriato. Bravo, bravo Cyrus comunque. Anche Orna mi ha rotto tutti. La bot non ha intato, nonostante 3-4 gank di Volibear di fila. E noi abbiamo la mastery al 5. Mi si è bloccato il client. Ho lato Draven. Client completamente fottuto, bloccato. Probabilmente non computerà niente. Ah no, ok, ho computato. Guardiamo i danni.
Abbiamo fatti 3.000, veramente pochissimi, però diciamo che il massimo è stato 13k, quindi... Ok. Il nostro support si chiama Support Lilia, sarebbe abbastanza insolito, però potrebbe farlo. Maniamo sempre Olaf, al momento secondo me il campione più forte del gioco. Potremmo avere uno Yasuo first pick in mid. Bannato Diana, suo primo counter, quindi magari conosce un po' il gioco. Abbiamo 3 ban uguali, no, 2 uguali. Samira nella partita di prima abbastanza anonima. Sarà un Twitch AD Carry e noi non sappiamo i nostri pick in bot chi saranno. Twitch Rakan, no, Twitch Swain, penso sia molto forte. Saremo full AD se a meno che la bot decidesse di andare AP. Potrebbe starci uno Ziggs, anche se non si gioca più. Forse ancora meglio Seraphine AD Carry, dato il meta di adesso. Secondo me Heimerdinger è abbastanza forte. Sarà Ashe. E a questo punto potrebbe anche essere support. Abbiamo due Ignite. Madonna, Urgot è fortissimo. Malphite addirittura, dove va? Non si sa, Malphite mid, Urgot top, e l'ultimo è il jungler. Need AP. Lo piglierà il support Lilia, no? I'm going AP, it's ok, bene. Potrei prendere... No, voglio giocare Belverde, non interessa. Infatti molto probabilmente sarà Varus l'AD Carry e Ashe il support. Adesso dovrebbe mancare il jungler, a meno che non sia Urgot jungle, ma non credo. Potrebbe essere Malphite jungle, potrebbe anche essere Twitch jungle in effetti, ma non lo so. Ok, confermato Malzahar mid. Malzahar mid, quindi... ma in realtà sono tutti flex pick loro. Vabbè, molto, secondo me la botte è Twitch Swain. Poi potrebbero essere Urgot top, Malphite jungle e Malzahar mid. Questa sarebbe la cosa che avrebbe più senso. Ma potrebbero essere Twitch... potrebbe essere Twitch giungla con Swain Malphite in bot, Urgot top e Malzahar mid. Sicuro Malzahar in mid. Potrebbe anche essere supporto AD Carry, ma non credo. Cambiamo la scena prima che me lo scordo. Malzahar in mid, Malphite e giungla. Ok, Twitch Swain l'abbiamo azzeccata. E Urgot top. Sì, diciamo che è la comp che ha più senso questa qui. Malphite potrebbe essere AP, secondo me sarebbe più un problema che se Malphite fosse Tank per me, cioè per il mio campione.
Eh sì, credo che il Clint confermi il fatto che è Varus Jungle, AD Carry e non Ashe. Quanta mastery abbiamo? 22k. Lui quanto lo gioca Malphite? Lui lo gioca Malphite. Ma quanto cazzo gioca questo? Siamo blu, sai. Loro hanno un TP, noi non ne abbiamo. Sì, mi piacerebbe questa cosa, mi piacerebbe un sacco. Siamo anche tutti up, ottimo. Al momento non muto nessuno, posso startare il W. Molto brutta questa cosa che c'è alla destra. Vabbè, posso andare io che ho il CC. Sono l'unico che ha il CC tra l'altro, quindi andiamo. Anche se non vorrei startare il W. Possiamo aspettare qui, ma il fight è sicuro che starterà qui. Sicuro che Malphite resti qua. Ok, possiamo fare questo. No, non lo facciamo, va bene, basta. Sono tutti qua. Quelli là stanno fightando come i maiali. Questo punto contestiamo questo buff. Abbiamo preso una kill. Se rimanevano comunque ad autoattaccare, ne potevamo prendere un altro. Sarebbe stato un po' più pulita. Nessuno di noi due ha il 2, quindi non l'ha preso nessuno di noi due. Io non so se però riuscirò a fare. A fare il rosso da solo. Probabilmente dovrò arrabollare. In realtà ho lo smite 13 secondi. Proviamo a non usarlo. È impossibile non usarlo. Andiamo a fare l'altro buff. Tiltavo fortissimo, non lo venivo a prendere. Ma io dovrei riuscire a scappare. Non è rimasto. Non ci è rimasto. Vabbè, ma sta aggrando me ancora. Ho perso un paio di mine per aiutarmi. Ma questo per un invade fatto a cazzo di cane, veramente.
Io sono grida e mi. No, ora il wallfight potrebbe ancora essere top, quindi dovrebbe stare attento. Garen. Sicuro questo scatolo non c'è più. Non viene andarci. Probabilmente questo troppo non ci sarà più. Dall'inizio. Ah no, è Ashe di Carry, ok. Ma è strano comunque che abbiano questi. Questo sono verso. Cioè l'exhaust è giusto sulla di Carry, ma il cleanse sul support non lo so. Non abbiamo Braio, mid, forse mid. Lui potrebbe ucciderlo. Ok, ottimo. Andiamo verso la bot che viene ancora pushata. Mal che vada, che non riuscissimo a gankare, possiamo vedere se c'è questo scatolo. Possiamo guardare il drago. Top sappiamo che non abbiamo nulla da prendere e che questo al 90% l'ha fatto Malfight. Aspetta, adesso è anche morto, ha 4 minion in più di noi, significa che ha veramente fatto un campo in più e potrebbe essere quello scuttle. Io posso gankare adesso. Non so se lui ha il flash. Ce l'ha. Ok, ora non ce l'ha più. Va bene, loro comunque non hanno vita, quindi è inutile continuare il gank. Possiamo andare a controllare appunto lo scatolo. Malfight potrebbe però essere nella retta via per venirlo a prendere. Noi sappiamo che adesso questo qui è spawnato. Malfight, Malzar è abbastanza gankabile. Potrebbe essere guardato qui, dato che sta un po' in quella zona. Ma in realtà poteva benissimo beccare e basta. Invece non lo sta facendo. Togliergli il scudo. Non devo assolutamente tankare. Basta però, basta fare la E. Mi sono tankato un colpo di torre di troppo. Lo scatto sta spawnando top. Malfetto dovrebbe essere in bot perché ha spawnato il suo blu. Non significa che sia effettivamente così, però no, speriamo di averla letta bene. Bellino, infatti, ecco qui, starterà il drago, forse mi ha visto qui, ma io adesso non glielo lascerò fare. Assolutamente. Lui tra l'altro non ha visione di me, Yasuo potrebbe venire con me, possiamo andare in bot al drago entrambi. Bravo Varus che viene. No, questo qui non può uscire vivo. Non mi interessa che mi abbiano quasi preso. Non ci arrivo per pochissimo. Ma dove va il mio campione? Nessuno non aveva la ulti. Non poteva ultare sulla mia battuta. Non so cosa cazzo ho premuto. Il mio campione era andato campagna campagna. Abbastanza brutto tutto questo. Oh mio Dio, gli abbiamo salvato la vita. E io ho preso un'altra kill. Che bello quando il team gioca tutti insieme. Fight adesso lì su, io farò questo giro di giungla, non penso che. Ma in realtà dovevo. No, ora ci vado subito.
No, ok, Malphite è ancora lì. Non lo sta facendo. Ma io mi premuro per andare lì, perché abbiamo una praio assurda, sia bot che sia top che mid. Dobbiamo assolutamente sfruttarla per fare quell'obiettivo. Vado diritto qui. Cerchiamo di mantenere la praio. Lui regala, quindi la praio non ce l'abbiamo più. Aspetterò che torni lane prima di andare a cercare. Ok, il Garen non riesca a pushare incondizionatamente. Potrebbe anche essere qui a invadermi. Questo qui teoricamente non può stare lì. Ovviamente c'è Malphite. Io ho messo la W. Molto brutto. Dovrei essere a posto. Oh, lo smite tra un secondo. Ok, abbiamo rubato questo obiettivo. Adesso possiamo rubare anche laggiù. Lui comunque deve morire. Allora possiamo mettere questo qui in mid. Ma questa qui la prendiamo pure contro l'Herald. Vero? Sì. Così possiamo pushare. Un po' fotocopia della partita di prima. Possiamo pushare fino a questa zona, ma non credo che siamo in grado di prenderla. Sicuramente però dobbiamo difendere questa carica e la farà. Ottimo. Non sono stati in grado di fermarlo. 2 minuti e mezzo al drago, possiamo pushare, possiamo farmare questa zolla di terra dalla nostra giungla. Blue side. Non c'è molto da farmare in realtà. Iniziamo pure lo spell sui campi fermi. Abbiamo una pink da poter mettere dove ci servirà. Possiamo provare anche a gankare top. Non mi dispiacerebbe. Che fa? Ma l'ha giocata malissimo questo ward. Noi con il nostro potere di spawnare i minions del void dobbiamo assolutamente rimanere qui. Possiamo assolutamente pushare ancora. Non so se riusciremo a prenderlo, ci stiamo abbastanza. Guardateli qua, tutti sincronizzati. Ok, l'abbiamo preso. Ma fight è lì sotto, ma possiamo pusharne un altro. Oh, eccolo qui. Va bene, possiamo beccare adesso. Ci poteva assolutamente ultare e uccidere. Non so perché non l'ha fatto. Regaliamo un po' in mezzo al muro. Non so, questo non abbiamo. Non avevamo il primo item completo. C'è il drago in 20 secondi. Wow, lui 10 stack di Magi. Stava per rubarmi il Drus, ok. Quindi non mi importino tanto, siamo abbastanza fidati al momento.
Yasuo dovrebbe pushare lì. Qua c'è Malzar che viene a darci fastidio. Ok, ma no. Abbiamo visto dei danni da lì. Adesso Yasuo ci penserà lui al midlane, che comunque non è stato per pushare in sala un duel di pezzi. Disturbati questo bravo abbastanza incontestabile. Noi ancora abbiamo il buff dei minion, quindi potremmo in realtà pushare. Sono finiti i minion, quindi non rischiamo. Possiamo farmare tutta la giungla di lui, di Malphite, che è lì. E andiamo verso il nostro rosso a sto punto. E occhio qui, bros. Siamo riusciti a beccare in tempo. Allora una bella guardia che è raccolta purtroppo. Io dovrei avere i soldi per l'extrink, ok? Così completiamo questo oggetto. Non ci interessa troppo andare a prendere questo scatolo. Dovrebbe farlo io suo, non lo farà probabilmente. Noi adesso abbiamo perso la forma. Però abbiamo tra 30 secondi un altro herald. Bellissima questa guard messa qui. Bravo Garen. Secondi all'area, dobbiamo farmarlo subito. Loro non hanno l'ora di carry. Stavolta la E di Ashe è il nostro team. Mi piacerebbe portarlo abbastanza fuori, tipo qui. Possiamo andare a mettere subito mid e prendere l'inhibitor. Sto creando un po' cogli. Non è proprio buono quello che sto facendo. In realtà ok, we'll work it out. Non riuscirò a fare anche un'altra carica, va bene. Ma la top non si può prendere. Non abbiamo altro da farmare. C'è uno shutdown su Ash. Ok, prima morte per Ash. Andiamo verso il nostro blu. Di tempo per farmare tanto e cercare di fare quanto più pezzi possibili della botte, perché secondo me è abbastanza buono. Attiviamo questa freccia, che bella, wow, fortissima. Volevo inquadrare Ashe, ho inquadrato il support. Il mio rosso non c'è. Pushando come i dannati i minion, quindi che ne possiamo pushare qua. Empress
ero un po' in minima. Vediamo se ho la top della bot. Allora però adesso salvano in mid, forse perdono. Ma nel frattempo ne stiamo prendendo un sacco di gol. Inutile che mi segue perché io comunque ho altri dash. Invece lui continuerà a seguirmi. Possiamo mettere questa ping qui. Oh, il drago adesso è veramente 25 HP. 11.000 HP. Il terzo drago al 20 minuto. Fare il rosso a chi vuole prenderlo. Noi possiamo prendere due pezzi core di non della bot. Ah, non sono prendato, che giù. Garen assolutamente devo onorare. Non abbiamo fatto nessun danno, però abbiamo pushato tanto. Sempre Olaf. Come on, I won't hurt you. I promise. No. Niente, si giocherà a Mom. Chiamo così se qualche compagno di squadra volesse prendere qualcos'altro, no? Tra noi prendiamo un tank AP libero di farlo. Siamo contro V, insolita però molto forte, anche alzando il top è abbastanza insolito. Diciamo che contro il loro team fa pure cacare, però abbiamo Yumi, che è molto forte. Di nuovo Swain support con Ezreal di carry. Yasuo mid, non è vero, è trash support. Trash, quindi dove va? Swain va top. O Yasuo top o Swain top. Swain top, mid jungla, Yasuo mid.
è Zerial Trash bot. Zerial Trash contro Kai'Sa Yuumi. Secondo me Kai'Sa non è la migliore AD carry per Yuumi, però Yuumi è forte. Ci darà un po' fastidio. Ciao Simo. Akali contro Yasuo. Akali credo sia abbastanza simile a Diana, quindi nei confronti di Yasuo potrebbe essere un counter di Yasuo. Sì, è esattamente questo. Tra una partita e l'altra ci sta un intermezzo di colore, un intermezzo colorato. Mutiamo tutti e andiamo a coverare nel cespuglio del river. Trash qui. Ok, voglio invadere. Me ne vado back. Allora, se venissero potremmo fightare e vincere. Mi hanno messo un altro ignite. Mi hanno messo due ignite. Ok, ne abbiamo preso uno in ritorno, solo una però. Loro tre, e noi una. Noi abbiamo gli uni. Bello. Ok, 3 per 2. Bisogna di aiuto. Solito l'invade fatto con gente che non conosci veramente adesso, meno che non seguano tutti uno. Uno solo che ha il stun, oppure abbiamo una catena di CC. Lui prenderà il 2 prima, no. Alla fine sono arrivato in tempo. Potrebbe aver startato top dopo che ha missa Swain. Arrivato adesso. Trundle, cioè lui ha guadagnato soltanto una pink da questi invade, quindi Trundle potrebbe anche arrassarlo un po' all'inizio. Ha pure il 2, perché non lo ha ingaggiato subito? Ci dobbiamo chiedere questo. Io non ho la risposta. Cosa che posso fare però è andare a gankare lì. Loro prenderanno il 2 mentre io arrivo. Mi sta andando a guardare. Io non volevo passare da qui. Posso comunque passare da qui. Cazzo di danno. Quindi potrebbe morire. C'è lo scatto da farmare qua. Quella è una pink. Può togliere la guardia. Credo che io so abbia guardato qua. Posso comunque provare a venire. Sono troppi minions. Ok, adesso posso venire. Gioco in 2D. Trundle muore top. Vabbè, ma Trundle è completamente losing lane. Yasuo è Faker.
comunque veramente bello questo matchup. Un sacco però. Lo scatto al top sicuramente non c'è. Andrò a fare un check, ma più che altro togliere questa ping. Non pervenuto, Mid morirà. L'ignite l'aveva messo 54, vabbè sì certo che era tornato 3 minuti. Sarà una lunga e lenta scalata verso il late game questa partita. Sono quasi al 100% riposte di Kai'Sa e Yuumi. Il drago potrebbe andare per qualche secondo. Oh, Trundle farà una solo kill, ottimo. Su Swain. Non era facile, neanche scontato. C'è lì lì. Allora, sicuramente il timer del mio blu potrebbero venire, però rischierò di lasciarlo anche perché già sono abbastanza indietro. Adesso andando per le blues. Trash così qui quando vuole. Se mi metto qui però forse è meglio. Stanno facendo il drago. Ok, possiamo andare verso la top. No, occhio qui. Potevano pushare e regalare. Adesso devono per forza pushare, potevano assolutamente prendere quei 3 minion. Non dice di no. Doveva conservarsi la Q per fare quei 3 minion e poi beccare. Sì, adesso il Zreal perderanno pochissimo. Pochissimi minion, invece avessero pushato sin dall'inizio ne avrebbero perso durabilmente tutti. Bello, mi piace. Riusciamo a pushare quest'altra. Forse lui vuole beccare. Prendiamo un po' di luck. Swain ha il TP. Beh, se qui gliela lasciamo, no, non gli lasciamo proprio un cazzo. Però becchiamo. Facciamo un bel back off, dato che lui ha poi che HP. Sennò avremmo anche potuto prendere un'altra e mezza placca. Dato che Swain non sta tippiando, probabilmente non ce l'ha. Possiamo prendere una pink. No, non doveva morire. Ma perché ha interrotto questo regalo? Forse Swain ha fatto la W.
potrebbe essere per quello. In quel caso non doveva assolutamente regalare qua, ma doveva tornare qui, anche se perdeva tempo. Meglio di dare 300 gold o giù di lì agli avversari. Una ulti un po' strana. Yumi. Questa combo è infallibile, non si può scappare. Adesso proveranno a fare lo scuttle, l'herald. Lo scuttle qua non c'è. Io dovrei andare a difendere la mid. No, ok, non c'è nessuno da difendere, perché i minion non ci sono ancora. Adesso ci sono. Ecco. Ora difendo questa mid. Sì, facendo così ho dovuto lasciare l'herald. Bella questa kill. Peccato per questo shutdown. Mi addirittura furia di autoattacchi probabilmente ha ucciso Thresh. Magari 1-4 quindi. Però anche vero che io so sembra forte e io non l'ho aiutata per niente. Ma perché questa è? Non voglio piantarla assolutamente. Ovviamente c'è Vine. Amici per la vita. Doppia ulti. Non dovevo gankare, non avevamo visione di qua. Questa qui era pushata, quindi era ovvio che stessero mando anche Thresh. Anzi che non c'era Zerio. Abbastanza sporca, però ce l'ha fatta questa casa. Mid, perderemo la prima torre. Questo qui si deve prendere da dietro. Lei crescerà. Indifendibili loro ovviamente lì. No, lei non ha la ulti, quindi se la potrebbero un po' giocare. Peccato, era bella l'idea. Potrebbero fare tutta la mia giungla. Il drago sicuramente. Quindi mi converrebbe direttamente andare top una volta spawnato. Ah, è il mio blu. Molto probabilmente c'è tipo pure 2k da spendere.
Sì, le nostre speranze sono tutte nella nostra bot. Si aprono le scommesse per dove potrebbe essere vai, secondo me mid o top. Bravo, te l'ho detto, no? Non me lo aspettavo. Praticamente qui non ha bisogno di oli. Andando adesso su Trundle, vieni verso di qua, in caso. No, no way. Che schifo di gente. 700 gold. Vabbè, però questi due sono stati cruciali. Ma che cazzo si sta buildando? Ma che è un assassino? I lupi probabilmente sono l'unica cosa rimasta da quella morte di prima. Il Gromp potrebbe già essere respawnato. Ok, se continua a fermare kill. Le bounties che tra poco scadranno mi sembrano... Ma non ha senso. Troppo poco tempo sono durati. Ho preso due kill, una su Ezreal e una su... Vai. Forse quella su Swain pure. Basta. Sicuramente sono qui, ma io... Non posso andare a contestare. Devo provare adesso, ma... arrivo qui e già l'hanno finito. Esattamente. A sto punto potrebbero andare top. Potrebbero anche invadere. E vai. Ah, allora l'ha fatto io solo da solo. La bot continua a non pushare. Quando dovrebbe. Però no, in realtà qui era giusto andare ad aiutare lei. Qui lasciala quella torre, cioè quella cade per forza. La seconda la possiamo difendere. La torre è la sua vita. Il suo cuore e la sua spada appartengono a De Magi. Lui ci ha preso nonostante abbiamo provato a bloggiare. Dovevamo morire per forza. Era stato già deciso. Siamo morti di item probabilmente. Lui ha il Liandry. No, ho proprio ricevuto quei 6 o 9, non ho visto bene, di danno che ci hanno seguiti. Questo Herald sta caricando tutto. Un autoattacco è troppo difficile da tirare. Ora farà la E su Ezreal, che è l'unico che può scappare, perché c'ha la sua di E. C'è il drago. Non ho ulti. Ma lui è aspettare perché. Meno male che le piglio io le kill. Almeno vanno su qualcuno che sa usare il gold. Lei aggrerà il drago. Grazie per aver lasciato quella ward. Dobbiamo andare su vai. Io lo ammazzo. Non esiste che voglio io. Accendo suo che darà fastidio. Vorrei fare il drago se fosse possibile. Troppa vita però c'ha. Adesso veramente dobbiamo essere tutti insieme. Ma è già la 12.14. Oddio, non credevo. Però se in effetti quella cosa l'hanno messa. Ma perché non mi sta aiutando nessuno? Dà pure un sacco di gold ad aria adesso.
500 gold. Va bene. La partita non è apertissima, però ci siamo ancora. Non demordiamo. Tra l'altro questo buff è veramente buono sulla nostra line. Tutti ne usufruiscono, i nostri campioni. Toglierla allora è stato forte pure. Non capisco questo oggetto. I miei danni, vuoi parare? No, se non sbaglio sono in base alla vita. Danni di Akali. Akali 2-4. Io qui sto rischiando. Non si fa questo regalo, non fatelo a casa. Quali ricompro? Potrebbero fare il Baron, potrebbero tantissimo. Non abbiamo visione, però posso andarla a mettere. Non hanno bisogno di Ezreal, quindi potrebbe essere un gran bait. Ok, via lì, però non lo stanno facendo più. Potrebbe farlo io solo da solo, con Thresh. No, per pochissimo. Ragazzi, mi hanno visto qui, io. Che palle, non lo immaginavo. Sono giocato male. Questo però prendiamo due. Tre kill abbiamo preso per uno, ok. Ah, una con lui là. Quindi adesso solo vai. No, vai io su hanno il Baron. Che palle però. Potevo giocare molto meglio. Certo che vedere vai lì. La gente gioca a caso. Dovremmo fare un item di Magic Rest. È la domanda. Dovremmo fare la Force of Nature. Potrebbe avere senso. Ma potrei farla dopo. Sì, voglio fortissimo questo Omen, dato che il carry è lui. Di non fightare. Devo lì da lasciare al momento. Tra poco dovrebbe respawnare l'ultimo super minion. O forse no. Bravo Trandolo comunque che split. Veramente bravissimo. Glielo stanno anche lasciando fare. Vai, purtroppo lo ammazza. E quanti siamo? Non siamo 4. Ok, l'inibitore respawnato. C'è il drago tra un minuto. Entrando il respawn in tempo. Quello Swain ha fermato. Che ne perdessimo uno dei due, mi sa. Però questo è suo bravo, lì non può passare. No, ma il mio. Ma che cazzo ho fatto? Bello, anche. Ma è tornato, fair play, ci sta. Facciamo questo, dai.
Aiutatemi però, mai perché ha tanti HP. Ok, adesso abbiamo il 6%. Magari può farlo anche se ci sarebbe la wave top da andare a prendere. Diciamo che non dico niente. Siccome voglio vincere questa partita, glielo lascio anche fare. Noi secondo me sbagliamo tantissimo, esatto. Sono solo i Grooms da farmare lì. Ho la ulti adesso. E ho anche le pink. Vogliono prendere questi inibitor, ma noi dobbiamo difendere queste due posizioni. Magari farei usare un po' di risorse, infatti. Sicuro non va bene però. Quantomeno non è morto. Quindi potremmo provare il miraggio qua. No, per pochissimo non abbiamo predicato il flash. C'è il suo top da solo. Succederà probabilmente. Ok, è morto. Ormai è bot, quindi potremmo anche sfruttare questo momento per provare a ingaggiare Kali la calla. No, mi dite che. Ditemi che volete fare il Baron. Fare il barone in quel momento dovremmo prendere questo top. Passa una bella gamba. No, c'è cioè, vuol dire. Let me give you a hug.
Sono mutato perché mi stavano parlando, quindi non mi interessava quello che mi stavano dicendo. Non ho guardo purtroppo, quindi se stanno facendo il baro non lo so, non lo posso controllare. Possiamo pushare questa qui. Io ho 30 secondi alla mia prossima guardia, quindi purtroppo non posso controllare niente, non ho neanche lo smite, non lo stanno facendo. La trash qui non può venire. Ottimo, bella, bella Q. Qui ho guardato. Stiamo lasciando tutto il farm a Kai'Sa. Ma questa qui da qui non può passare. Me ne sono accorto all'ultimo, che veramente non voglio andare a vivere da solo. Voglia lui di grabbarmi, cioè mi va solo un favore probabilmente. E quindi adesso dobbiamo vedere se riusciamo a vedere qui, se riusciamo a prenderli da suo. Abbiamo fatto prima, bravissimo Trundle intanto che sta facendo questa cosa. Forse adesso possiamo. Ok, potrebbe essere un'ottimazione questa qui. Parliamo più forte visto che non capiscono che non mi devono rompere la minchia. No, no, ma parliamo un po' più forte. Abbiamo surrendato e abbiamo vinto 3-0 oggi. Abbiamo vinto tutte le partite di oggi. Tutte le abbiamo vinte. Assurdo, non succedeva da anni probabilmente. Cambiamo in intermissione. E quindi adesso noi controlliamo qui che cos'è, perché mi arriva questa. No, sono i tokens, non mi interessano, voglio prendere la Jungle Leaf. E adesso assolutamente da onorare sarebbero sia Trundle che la bot. Akali un po' sottotono, ma Kai'Sa se lo merita più di tutti. Comunque dai, oggi 3-0. Ancora siamo a 4 partite sotto. Abbiamo fatto un sacco di danni, più di Akali, probabilmente più delle due partite con Belbeth prima. Va bene. Grazie a tutti per aver seguito la mia streaming. Thank you.